Novità! Da oggi esiste una nuova grande distribuzione locale di bibite. Notari offre una grande varietà di bibite per dissetare ogni gusto. Aranciata, arancia rossa, cedrata, chinotto, cola, gassosa, ginger, pompelmo, spuma, tè al limone, verde e alla pesca. Disseta ogni gusto! Notari, qualità e benessere per tradizione. Abbiamo scelto di pensare in grande per essere partner di una crescita comune. EcoSantec, sistemi energetici da fonti rinnovabili. Vinci la sfida della sicurezza. Guida sicuro e affidati a Consauto. Consauto, il consorzio leader in Umbria nelle revisioni auto e moto, ti garantisce procedure di controllo rapide e altamente professionali per la sicurezza del tuo veicolo. Evita la multa di 159 euro. Con Consauto avrai in omaggio la card soccorso stradale valida per un anno in tutta Italia. Per maggiori informazioni visita il sito www.consauto.it. Verifica l'efficienza del tuo veicolo presso le nostre sedi a Perugia, Ponte San Giovanni, Bastia Umbra, Magione, Città di Castello, Foligno, Spoleto, Gubbio, Gualdo Tadino, Ponte Felcino. Kai Mi, in esclusiva da Vision Ottica Salciarini. Quando lavoro e passione sono un'unica cosa, quando i tuoi amici sono anche i colleghi di tutti i giorni, quando hai solo bisogno di una pausa, Liomatic è con te, sempre. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Chiama il numero verde 800 10 30 10. Ti hanno raccontato che dopo la mezzanotte avresti risparmiato sull'energia? Ascolta Uno Gas. Niente favole, niente storie. Uno Gas, una storia vera. Hai dai 18 ai 29 anni? Non studi e non lavori? Allora puoi partecipare a Garanzia Giovani, usufruendo di voucher gratuiti per corsi di formazione con qualifica. Ad esempio, addetto qualificato al servizio in sale e piani, addetto qualificato alla manutenzione del verde, operatore office automation con competenze web, abilitazione alla guida di attrezzatura e molti altri corsi ancora. Non perdere questa occasione. Chiamaci allo 075 914 9385 o rivolgiti a info@newconsultingsrl.it. Sisley, abbigliamento, moda, ultime tendenze uomo e donna, presenta la collezione autunno-inverno 2014-2015. Sisley, make a story. Colorificio Tadino è lieto di presentarvi il suo brand per l'edilizia leggera.
CMP, in zona industriale nord, lungo la Flaminia a Gualdo Tadino, propone soluzioni per isolamento termoacustico interno ed esterno, cartongesso e isolanti contro freddo, umidità, muffe e per decorare i tuoi ambienti. Il ciclo a cappotto per esterni Marco Term, con sopralluogo tecnico, garanzia e assicurazione decennale. Completano la nostra proposta accessori per montaggio e finitura per avere risultati concreti, veloci, semplici e puliti. Ti aspettiamo in questa nuova realtà con la serietà che da sempre ci contraddistingue. Vieni a trovarci, da oggi è ancora più semplice raggiungerci. Da oltre 20 anni ospitiamo eventi indimenticabili. Per toccare con mano questo sogno, mettiamo a disposizione la nostra esperienza con uno staff altamente qualificato. Riusciamo a scandire un momento indimenticabile da ogni minimo particolare, con la massima qualità e l'ampia scelta dei menù, la serietà e la bellezza degli ambienti, del Park Hotel ai Cappuccini e di Villa Benveduti. La giusta atmosfera riuscirà ad accompagnarti per tutta la vita nell'angolo dei ricordi più felici. Nel dettaglio, nei particolari, senza lasciare nulla al caso, come sono i tuoi progetti. Moderni, suggestivi e ampi spazi del Park Hotel ai Cappuccini e Villa Benveduti e il nostro personale sono i giusti ingredienti per l'eccellenza nella qualità per qualsiasi cerimonia, quelle più importanti della tua vita. Fuori dallo schema, ci metto un po' di allegria. Noi pensiamo a tutto, tu scegli solo la data. Per noi esiste solo la buona sorte. Ci sono tanti modi per fare pubblicità. In TV, in radio, su internet. C'è un solo network che ti permette di farlo ovunque. TRG Network. TRG Network. La tua pubblicità contemporaneamente in TV, in radio e su internet. TRG Network. Un solo partner per ogni tua soluzione. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Link, questo spazio che è specificatamente dedicato ai sindaci, all'incontro con le amministrazioni comunali. Dopo l'intervista del direttore Giacomo Marinelli Andreoli al sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, che ha tracciato un bilancio dei primi mesi di insediamento, questa sera tocca a Gualdo Tadino. Gualdo Tadino con il sindaco Massimiliano Presciutti, al quale chiederemo conto di quell'attività che è stata svolta da giugno, quando si è insediato, sino a qui. Tanti gli argomenti sul piatto, si parla di sanità con il Calai, d'attualità tra l'altro la protesta di parte delle opposizioni che non vogliono la modifica del protocollo sul Calai, ma parleremo anche ovviamente degli operai dell'ex Merloni che dallo scorso 12 ottobre si ritrovano di fatto licenziati, insomma quali le opportunità di sviluppo per il territorio e poi ancora parleremo di rifiuti, parleremo di ambiente con un progetto di riqualificazione dell'area della Rocchetta sul quale il sindaco, proveremo quantomeno a farci dire dal sindaco qualche indiscrezione perché questo progetto per il momento è top secret, verrà presentato a breve, ma insomma cercheremo di capirne, di capirci qualcosa di più. Tra poco in questo studio con il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. Nuovo appuntamento di Link dedicato ai primi cittadini, questo spazio che TRG dedica alle singole città, alle singole amministrazioni comunali per conoscere, per quelle da poco insediate, che cosa hanno fatto dal loro insediamento sino a qui e per quelle che invece sono di più lunga data, quali sono i progetti in corso e soprattutto quelli futuri. Questa sera incontriamo il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. Buonasera, buonasera e ben ritrovato in questi spazi. In realtà l'avevamo incontrato all'incirca 4 mesi fa, poco dopo il suo insediamento, che ricordiamo è avvenuto il 27 giugno, si è insediato il Consiglio Comunale e lei
in qualità di sindaco, l'avevamo incontrata, insomma avevamo fatto un po' una chiacchierata su quello che era stata la tornata elettorale faticosissima, ed ora invece la incontriamo per capire quanto faticosi sono stati questi 4 mesi. E allora la prima domanda è proprio su questo, sindaco. Per lei è la prima esperienza da amministratore. Allora, in questi 4 mesi cosa ha scoperto del mestiere, perché è un mestiere a tutti gli effetti, visto che le riempie l'intera giornata da sindaco, ovvero quali sono le difficoltà, ma quali sono anche gli impegni, tanti quanti, quelli che un primo cittadino in generale oggi deve affrontare? Ma io devo dire che ho trovato né più né meno quello che mi aspettavo, perché ero consapevole che sarebbe stato un impegno sicuramente gravoso, ma altrettanto entusiasmante, perché credo che per dedicarsi a questa, che è un'attività pro tempore, occorra quantomeno una dote fondamentale, che è la predisposizione all'ascolto. E non è un caso che in questi primi 4 mesi io ho cercato di dare quell'impronta che avevo promesso di dare. Cioè, io non ho lesinato l'accoglienza dei cittadini di vario ceto sociale che sono venuti a cercarmi, a trovarmi, a fare le rimostranze e le richieste più disparate. Ho riscontrato una grande voglia di coinvolgimento, cioè cittadini che spesso vengono non tanto per chiedere, ma per sentire vicino l'istituzione, per capire che il sindaco tutto sommato è un cittadino come loro. Che tipo di problematiche, ovviamente non entrando nello specifico, però le vengono rivolte? Cosa la gente di Gualdo oggi va a chiedere al sindaco? Ma in questo momento di assoluta difficoltà economica è chiaro che il tema del lavoro è quello di gran lunga più sentito, è il problema dei problemi, oltre ovviamente a tutte le questioni che riguardano i servizi, che riguardano anche il decoro, la pulizia, e una forte predisposizione al tornare ai problemi del quotidiano anche, cosa che forse in passato, non dico solo nel recente, avevamo un po', come dire, messo in secondo piano. E questa voglia di comunque essere protagonisti, non l'ho vista solo in accezione negativa, questa voglia di porsi di fronte al sindaco, quindi all'istituzione, ma è una predisposizione che dice: noi ci siamo, se possiamo fare qualcosa anche noi siamo ben lieti, pur nelle difficoltà. Quindi questa è una cosa che sto apprezzando molto, anche perché io quando posso e quando sono in comune cerco di parlare con tutti i cittadini che vengono, cioè non ho appuntamenti a 2-3 mesi. E quindi cerco di evadere, come dire, le richieste di incontro, le più disparate, che però secondo me sono importanti, perché danno il segno di una vicinanza anche umana, non solo amministrativa, che a mio avviso è fondamentale, importante. Del resto testimoniamo che eravamo nel suo ufficio, a volte le viene richiesto anche di rispondere a problemi tipo trovare una badante. Sì, cioè, per dirlo, ma non sì, perché svilire sì, il problema, sì, però per dire che un primo cittadino si trova a dover affrontare sì, di tutto. Proprio. E io devo dire che mi trovo molto a mio agio in questo modo di fare, di affrontare i problemi, perché penso che bisogna rispondere sia alle esigenze delle aziende, dell'economia, che sono i problemi centrali, però i cittadini vanno comunque sempre ascoltati, vanno resi importanti, partecipi. Non bisogna mai snobbarli o dare il senso che c'è qualcosa di più importante prima di loro, perché questo è il rapporto di un sindaco, perché noi siamo comunque dal punto di vista istituzionale la prima linea, il primo punto di contatto con i cittadini, e a mio avviso sarebbe un errore tirarsi indietro, comunque non dico rifiutare, però procrastinare questo tipo di rapporto, che a mio avviso è alla base di un rapporto con i cittadini e con la città. Lei, sindaco, ha detto che una delle prime istanze che le pongono sul tavolo è il lavoro. Detto che un sindaco non ha il lavoro in tasca da dare purtroppo a chi viene, è inevitabile con lei affrontare proprio come prima questione il lavoro, non fosse altro perché lo scorso 12 ottobre una grossa fetta dei suoi cittadini, ex lavoratori merloni, di fatto si sono ritrovati insieme a tanti altri, non solo gualdesi, licenziati
da un'azienda, che era appunto la Merloni, si sono ritrovati in mobilità, lo si sapeva a onor del vero, insomma la data era più che mai annunciata, ma di questa vicenda si è parlato, la CGIL, che lei ben conosce, ha parlato come di il più grosso licenziamento di massa, in totale sono 1.400 persone tra tutte le regioni, dal secondo dopoguerra, forse ad oggi. Ecco, lei partecipando qualche giorno fa ad una manifestazione a Terni dove la questione lavoro è oltremodo sentita, ha detto: io solidarizzo con Terni, però vorrei che la questione Merloni, di questi lavoratori che da qui a 3 anni insomma non hanno grandi sbocchi, insomma, qualcuno se ne deve occupare. Ma chi è che non se ne sta occupando? Ma guarda, io ho notato su questa vicenda, che oramai è purtroppo datata, che è arrivata per i dipendenti ex Merloni non riassorbiti dalla GEP allo stato conclusivo, perché mobilità significa licenziamento, ma anche quelli riassunti dalla GEP non è che vivono momenti sicuramente più tranquilli degli altri. Però dicevo, notare su questa vicenda una cosa che a me è sempre saltata agli occhi rispetto ad esempio a Terni piuttosto che a Indesit. E faccio questi due esempi non a caso. Indesit, io ricordo, facemmo un consiglio comunale aperto sulla vicenda e io sostenni che c'erano le possibilità per portare l'azienda al tavolo e trovare una soluzione. E per fortuna in quel caso una soluzione si trovò, ovviamente non per merito nostro, ci mancherebbe altro. Poi è arrivato anche un acquirente. Esatto, quindi, però questo sta a significare che quando le vertenze diventano centrali per chi governa nella sostanza, perché tu hai detto una cosa giustissima, il comune purtroppo ha capacità molto limitate rispetto a questi problemi, se però chi governa non è investito appieno, e mi riferisco ovviamente al governo in questo caso, perché Merloni nella fascia appenninica di confine fra Umbria e Marche rappresenta comunque anche una storicità dal punto di vista industriale, aziendale, e io ho riscontrato, per questo ho detto va bene AST, benissimo, dobbiamo sostenere anche la se mobilitazione. Lì l'intervento del governo non ci sembra, esatto, che abbia scongiurato molto. Esatto, appunto, però le due cose sono attinenti proprio per questo. Perché se non c'è un intervento di politica industriale che parte dal vertice, perché ci dicono che l'elettrodomestico in Italia non si può produrre più, a mio avviso è una mezza verità, perché in tutti i settori vediamo che la qualità, comunque il made in Italy di qualità regge e regge bene, così come l'acciaio. Terni è lo stabilimento europeo più grande e sta in Umbria, quindi chi se ne deve occupare se non il governo di questa vertenza? Poi capisco le difficoltà nel caso di Terni a trattare con i tedeschi, ma nel caso Merloni parlavamo di un'azienda tra l'altro presente sul territorio, cioè di un imprenditore che stava qui, e quindi molto probabilmente anche questa questione del rapporto con le banche è diventata una cosa francamente kafkiana, perché da un lato si fa un accordo per garantire comunque continuità a una parte di quei lavoratori. Dall'altro, poco tempo dopo, viene fuori che chi aveva nella sostanza, come dire, dato un sostanziale avallo a quell'operazione, poi ricorre contro quella stessa operazione. Quindi c'è evidentemente una mancanza di governo rispetto a queste situazioni. Perché ma poi è una mancanza solo di governo centrale, oppure anche le regioni a loro modo ma potevano le regioni fare qualcosa nelle, di più? Le regioni nella vicenda Merloni hanno messo a disposizione delle risorse importanti. Peccato che però nessuno, esatto, le ha prese. Esatto, 35 milioni di euro che stanno ancora lì da anni. Ci si interroga su questo. E ci si interroga perché? Perché gli strumenti messi in atto non hanno funzionato. Io posso testimoniare che ci sono state manifestazioni di interesse rispetto a quell'area, da parte anche di imprese di un certo livello, di un certo tipo, non necessariamente dell'elettrodomestico, ma quando poi ti scontri con una burocrazia che prima ti fa passare per Invitalia, dopo per non so quanti tipi di commissioni per le valutazioni, si perde talmente tanto tempo che in una situazione in cui siamo ora, un imprenditore che deve investire perché ha un piano industriale non può aspettare un anno, due, tre per vedere
accolta la sua richiesta. Ma questa burocrazia chi l'ha voluta? Insomma, proviamo a trovare... Evidentemente. Se non un nome, un cognome, un ente. Evidentemente, io non sono, e tutti lo sanno, un renziano della prima ora, tanto per essere chiaro. Però io condivido l'assunto di fondo che lancia sempre il Presidente del Consiglio. Cioè, qui noi non possiamo più pensare di essere attrattivi se, ripeto, rispetto a strumenti anche finanziari esigibili, perché sono risorse vere, concrete, non è che ce l'abbiamo, noi frapponiamo tra la richiesta e l'evasione della stessa tutta una serie di ostacoli che nella sostanza impediscono che queste risorse possano essere spese e producono effetti sociali devastanti, perché poi la Merloni si porta dietro tutta una serie di situazioni che non riguardano solo Merloni, ma riguardano tutto l'artigianato diffuso, diciamo, che lavorava. Che quindi... cosa si può fare, Sindaco? Ora, detto che quell'accordo di programma è fallito, detto che quei soldi nessuno li ha spesi, perché nessuno si è trovato in grado in tempo snello di poterli spendere, adesso che cosa facciamo? Cosa chiedono i comuni, che sono quelli che rispondono ai cittadini che vengono sulla sua scrivania? Esatto. Nella giornata di ieri, cogliendo l'occasione della presenza della Presidente della Giunta regionale a Nocera Umbra, insieme al Sindaco di Nocera Umbra abbiamo sollecitato questa convocazione al Ministero delle Attività Produttive, che è venuta praticamente in diretta, in presenza nostra, perché la Presidente della Regione ha chiamato, credo, il Vice Ministro De Vincenti, che ha garantito che convocherà il tavolo a breve, perché è lì la sede dove ci devono dire come intendono spendere questi soldi. Perché se noi non diamo un indirizzo su questa parte che è fondamentale, non rispondiamo alle esigenze né di chi ha perso il lavoro né di chi in teoria ce l'avrebbe, mi riferisco alla GEP, ma che nella sostanza non lavora. E allora l'accordo di programma deve servire per attrarre investimenti, non per frapporre ostacoli. E quindi, posto che non ha funzionato lo strumento fino ad oggi, è chiaro che dobbiamo radicalmente cambiare rotta e quelle risorse renderle esigibili di fronte a un piani industriali di investimenti che possono venire e che sappiamo già esserci, che però non si affacciano proprio per questo motivo. E allora il governo deve fungere da facilitatore di questa situazione e dire: queste risorse nel giro di 2 mesi sono esigibili rispetto a un piano industriale verificabile che abbia le garanzie che servono di continuità nel medio periodo, perché poi oggi dobbiamo anche renderci conto che le situazioni cambiano praticamente quotidianamente, quindi, come dire, non possiamo chiedere a un investitore di prendere un impegno a vita, magari fossimo nelle condizioni, però, come dire, noi abbiamo un'emergenza. E allora nell'emergenza non possiamo tenere soldi fermi, che ci sono. E questa è la richiesta che abbiamo fatto. Il sindaco di Nocera stesso mi diceva: io dal punto di vista urbanistico, delle questioni che possono riguardare il comune, le cose che può fare il comune, più di questo non posso fare. E così dico io, noi non è che possiamo fare più di tanto. Ora dobbiamo far sì che questi soldi possano essere spesi. E dico anche un'ultima cosa su questa vicenda: possibilmente ritrovare anche fra i lavoratori, le istituzioni e i comitati un'unità di intenti, perché poi la guerra tra poveri porta alla situazione in cui siamo. E allora le chiedo, però, lei mi lancia un assist, lei è un ex sindacalista importante, no? Secondo lei, oggi che fa il sindaco, e quindi non è che sta dall'altra parte della barricata, però insomma ha un altro ruolo, il ruolo dei sindacati in questa vicenda Merloni, è stato un ruolo attivo, è stato un ruolo propositivo, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, si potevano creare anche meno steccati magari tra sigle sindacali? Allora, io non do un giudizio sull'operato degli altri, una cosa però la dico, che in queste vicende, e Terni lo dimostra, perché adesso le RSU dell'Asta andranno in Germania tra qualche giorno, quindi andranno viso a viso con la proprietà, va bene? In queste vicende la divisione non paga mai. E io riscontro con rammarico che purtroppo in molte occasioni questa divisione invece c'è stata, o quantomeno è stata percepita. Quindi io non do un giudizio sull'operato, però io penso che, e questo è stato uno anche dei motivi per il quale ho deciso di interrompere la mia esperienza nel sindacato, penso che noi dobbiamo essere più
al passo con i tempi, perché se si vogliono tutelare i lavoratori, la tutela del lavoratore non passa solo per l'articolo 18, tanto per essere chiaro, che è uno strumento importante, per carità, però riguarda una platea molto minoritaria dei lavoratori in questo paese. E anche relativamente al pubblico impiego, così comincio a dire le cose che stiamo facendo, noi stiamo lavorando su una ristrutturazione, una riorganizzazione della macchina comunale. Cioè, è chiaro che noi vogliamo mettere tutti nelle condizioni di operare al meglio, però un pubblico dipendente, e l'ho detto in occasione di un pensionamento, deve sentire sopra le sue spalle il peso di essere al servizio della comunità e avere anche l'onore di essere al servizio e capire anche che in questo momento essere un pubblico dipendente che può dare un servizio, che può dare le risposte, che può lavorare per la comunità, sapendo che il 27 del mese percepisce il regolare stipendio, deve essere, come dire, uno stimolo in più, deve forse essere anche un privilegio, deve essere in visto tempi. Non dico come un privilegio, però come un'opportunità importante. E allora io dico, ad esempio, noi stiamo lavorando sul fatto, ad esempio, sulle indennità di funzione e sulle premialità. La nostra idea è quello di premiare in base a degli obiettivi che si raggiungono, cioè il premio te lo devi guadagnare, l'indennità deve essere commisurata al servizio che tu dai, alle risposte che riesci a dare al cittadino, perché poi l'amministratore compie le scelte politiche, dagli indirizzi, ma poi nel concreto le pratiche, le cose da fare le seguono chi lavora nella struttura. E allora io ho detto ai nostri dipendenti che per noi non ci sono né amici né nemici, ci sono 92 persone che sono al servizio della comunità e devono sentirsi investiti di questa responsabilità. Per noi sono tutti sullo stesso piano, faremo delle scelte, perché noi dobbiamo fare per forza delle scelte. Abbiamo la Polizia Municipale che è sotto organico, abbiamo dei settori che vanno riorganizzati, potenziati e fatti funzionare meglio. Tutte le scelte che faremo non saranno scelte punitive, ma anzi saranno scelte che metteranno nelle condizioni ogni singolo dipendente di fare bene il proprio mestiere in base alle capacità che ha. In questo contesto ho detto alle organizzazioni sindacali che ho incontrato che non sarà tollerato da me, ex sindacalista, un ragionamento del tipo questa persona piuttosto che l'altra lì non ci vuole andare. Non ci vuole andare, nella pubblica amministrazione non esiste e non deve esistere, perché appunto la pubblica amministrazione per me significa servizio. Quindi pensate a una rotazione, per esempio, delle dirigenze. Pensiamo a una riorganizzazione complessiva. Tra l'altro nel 2015 per legge saremo costretti a fare una rotazione, perché questo prevede la legge. Quindi, ripeto, non sarà un'operazione punitiva. Anzi, tutt'altro, sarà l'esatto contrario. Avrà anche un risparmio per le casse del comune? Non necessariamente. Se raggiungeremo gli obiettivi e quindi saremo in grado di dare risposte vere e di sostanza e rispetto alle problematiche che stanno sul tappeto e gli obiettivi che ci daremo, saremo ben lieti di riconoscere ai nostri dipendenti l'impegno che hanno profuso. Quindi, come dire, quindi diciamo l'indennità non necessariamente viene data, non necessariamente viene tolta, al senso è questo. No, noi non togliamo in nulla, base l'obiettivo. Non togliamo nulla, solo che la parte variabile noi la assegneremo in base ad obiettivi raggiunti. Qualora non venissero raggiunti, è chiaro che mi sembra una cosa di logica, cioè un obiettivo non lo raggiungi, il risultato non è ottenuto e l'indennità che avevamo messo sul piatto per questo risultato non viene là. Accoglie o non accoglie la raccolta di firme fatta dall'opposizione che le chiede di riaprire gli uffici comunali il sabato? Ma questa secondo me è una discussione, mi permetto di dire, priva di senso logico. Primo, perché il 93% dei comuni umbri il sabato è chiuso, quindi, come dire, credo che in tutti i comuni umbri ci siano le stesse esigenze, ci siano persone che lavorano. Secondo, faccio un esempio banale, una pratica urbanistica. Se non c'è la banca aperta, tu puoi andare il sabato, ma poi il lunedì o il martedì devi andare in banca, quindi non trova conclusione il ciclo. E poi un'apertura del sabato parziale come c'era prima, a rotazione, non consente comunque di dare risposte concrete, esigibili.
Quindi io dico, il sabato il comune come dire, resta chiuso non perché lo dice il sindaco, perché il 93% dei comuni è chiuso, quindi non è un capriccio, ma quanto perché è così. E quindi, come dire, non è che possiamo dire noi siamo più bravi perché apriamo il sabato. Quindi non è una scelta, ripeto, per fare un dispetto. È dovuta a una logica. A una logica. Tanto la regia, magari se ci portate anche un bicchierino d'acqua lo gradiamo. Abbiamo parlato di una proposta delle opposizioni che era quella dell'apertura il sabato degli uffici comunali. Viviamo l'attualità. Sabato scorso una parte delle opposizioni consiliari, per l'esattezza Forza Italia e Roberto Morroni sindaco, sono scesi in piazza con i manifesti. Allora, per protestare, diciamo così, contro una rivisitazione del protocollo sul Calai. La prima domanda, provi a darmi una risposta secca. Da ex sindacalista, vedere delle opposizioni di centrodestra che utilizzavano degli strumenti un po' tipici del mondo sindacale, le ha fatto un po' effetto? No. Questa volta lei stava dalla parte di quelli protestati. No, ma io dico subito che ho il massimo del rispetto per chi manifesta il proprio pensiero. Perché se no negherebbe la sua... E non mi sono messo, non ho dato ordine di fare foto dal palazzo per vedere chi manifestava, come è successo in passato purtroppo. Quindi ho il massimo del rispetto per chi manifesta liberamente il proprio pensiero. Riscontro che finalmente chi fino a ieri diceva che manifestare le proprie idee in piazza era un'idea un po' conservatrice, vecchia, antiquata, la mette in pratica, quindi è un segnale positivo. Segnale positivo. Non è così antiquata, diciamo. Allora, ricordiamo la motivazione per cui l'opposizione, una parte dell'opposizione è scesa in piazza, perché questo ci aiuta anche un po' a parlare degli argomenti. La sua amministrazione comunale ha intenzione, lo sta facendo, di rivedere quel protocollo d'intesa per il riutilizzo del Calai che era stato firmato nel 2012, proprio allora sindaco Roberto Morroni. Una delle variazioni principali è che nella nuova intesa sul Calai non si avrà il trasferimento dell'EASP, la casa per gli anziani, al Calai. L'EASP resta esattamente lì dov'è. Da dove nasce questa scelta? Ma nasce da un elemento matematico, oserei dire. Perché, ripeto, io ho il massimo del rispetto per chi manifesta, però in quella manifestazione ho visto, passami il termine, un po' più di ansia da elezioni regionali piuttosto che contenuti. Perché se andiamo a leggere il protocollo del 2012, ci accorgiamo che in quei 100 e rotti posti letto che dovrebbero venire nel Calai, dobbiamo verificarne la consistenza reale, perché poi un conto è scriverli sulla carta e un conto riempirli di contenuti. Allora, noi ci troviamo nella condizione nella quale, primo, l'azienda ASL aveva preso l'impegno di prendere un mutuo superiore al 1 milione di euro che avrebbe dovuto rimborsare l'EASP, come sancito nel protocollo. Una retta di circa 100.000 euro? 130 circa, va bene? E allora, questi 130.000 euro l'EASP, non per rimborso, per affitto, ma comunque 130.000 euro sono, dovrebbe rimborsarli all'ASL. Abbiamo visto i conti dell'EASP non più tardi di una settimana fa, e l'EASP anche quest'anno ha un bilancio sostanzialmente in equilibrio, anzi con una tendenza seppur di poco al segno meno, ma che è una cosa storica, non è di quest'anno, diciamo anche fisiologica. Fisiologica. Allora, la domanda che sorge spontanea è: questi 130.000 euro da dove li ricaviamo? Chi li paga? L'EASP? No, questo è assodato. Chi li dovrebbe pagare se non li paga l'EASP? Li dovrebbe pagare il comune di Gualdo Tadino. Il comune di Gualdo Tadino se è in grado, può permettere? È in grado di rispondere a questa esigenza? Attualmente no, a meno che Roberto Morroni sindaco e Forza Italia non ci dicano, va bene, noi votiamo, e noi non lo proporremmo mai, un ulteriore innalzamento della fiscalità locale per coprire questa mancanza. Ma non sarebbe nemmeno sufficiente. Perché? Perché con le scelte che in questo biennio sono state fatte dalla sanità regionale, noi abbiamo 14 posti di RSA a Branca,
Abbiamo ad oggi il centro diurni Alzheimer che ha una media di 2 pazienti. Lì in quel protocollo è previsto l'innalzamento a 12, ma se di 12 ce ne mettiamo 2, quella è una struttura che rimette. Allora, bisogna, a mio avviso, ripeto, togliersi dalle spalle questa ansia da elezioni regionali, anzi faccio l'in bocca al lupo a Roberto Morroni per la sua prossima candidatura, perché è questo l'elemento che oramai sanno anche i sassi che guida, e non certo l'applicazione di un protocollo che loro stessi sanno non essere applicabile in quel modo. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Memori del fatto che noi non abbiamo cambiato idea, perché anche dall'opposizione abbiamo sempre detto che non c'era sostenibilità economica, e se non c'è sostenibilità economica le cose non si fanno. Abbiamo detto: troviamo invece una soluzione praticabile fin da subito, che ci consenta non di fare lavori di straordinaria manutenzione, ma di ordinaria manutenzione, quindi con costi assolutamente più bassi a carico dell'ASL, tanto per essere chiari, totale, quindi che nessuno dovrà rimborsare, e facciamo in modo che il Comune faccia la propria parte, cioè sia attore protagonista, perché in quel protocollo il Comune è spettatore, se non per firma. Quindi noi abbiamo detto all'ASL: troviamo una soluzione per dare risposte alle esigenze di servizi territoriali che ci sono. E mi riferisco in maniera particolare a tutta la partita sulla disabilità, non solo il trasferimento del germoglio, ma anche tutto quello che gli ruota intorno, compreso il famoso dopo di noi, richiesta tra l'altro che viene da anni da parte delle famiglie, non solo di chi sta al germoglio, ma dal territorio. Diciamo che è proprio una richiesta di distretto, esatto, questa davvero. Di distretto. E allora noi abbiamo detto al distretto: facciamo insieme una fotografia dei bisogni del territorio, non solo esclusivamente della città di Gualdo Tadino, sta qui l'elemento in più, del territorio, perché noi possiamo diventare un elemento di attrazione di servizi dal punto di vista territoriale, ma di servizi, di bisogni veri, di cose che servono. E allora, nella giornata di ieri, il dottor Legato, la dottoressa Comodi hanno, come dire, messo nero su bianco queste possibili proposte, anche con una suddivisione degli spazi interni a Calai, e mercoledì prossimo in Consiglio Comunale saremo in grado non di votare, ma di aprire una discussione che non durerà tantissimo su queste questioni. Quindi anche quando ci si dice non avete coinvolto, non è nella mia e nella nostra intenzione tenere nascosto assolutamente nulla, solo che noi, a differenza degli annunci, vogliamo portare le cose concrete. Quindi diciamo, al Calai andrà, l'EASP resta dov'è, verrà chiesto un potenziamento, immaginiamo, no? Della residenza, sì, protetta. Ma, allora, l'EASP. E il Calai, mi scusi, prego. Il Calai invece sarà un polo di servizi del distretto, questo è il concetto. Territoriale. Quindi disabilità sicuramente, e poi poliambulatorio. Tutto quello che è presente attualmente oggi nelle famose palazzine, quindi anche il centro riabilitativo per cardiopatici. Questa dimostrazione che noi non abbiamo stracciato il vecchio protocollo. Abbiamo fatto scelte sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei servizi che servono alla nostra comunità, che risponde realmente, concretamente a quelli che sono i bisogni, risparmiando tanto denaro pubblico, perché questo è un obiettivo, e avendo la certezza dei tempi, perché ripeto, a questo punto non parliamo più di manutenzione straordinaria, creare camere singole con bagni interni, cioè lavori che avrebbero potuto durare qualche anno. La nostra intenzione è quella di dare risposte concrete nel più breve tempo quando possibile. Quando potremo riaprirlo questo Calai in questa versione? Io non sono abituato a fare gli annunci e a dire, come ha detto qualcun altro, a marzo, e io ironicamente ho detto di quale anno. Io non dico né marzo, né aprile, né maggio. Dico semplicemente che non appena avremo la fotografia completa e approvata da ASL, Giunta regionale e distretto, noi da subito faremo tutto quello che è di nostra competenza e molto probabilmente saremo in grado anche di rispondere alle eventuali esigenze che ci porrà l'ASL. Quindi il Comune diventerà protagonista, perché?
perché sulle proprietà dell'ASL molto probabilmente, come tra virgolette contropartita, visto che non ci sarà una contropartita economica, cioè non rimborseremo, ci verrà chiesto di valorizzare gli immobili attraverso provvedimenti di tipo urbanistico, che noi siamo pronti a fare proprio perché abbiamo un'esigenza di ridare vita a quel pezzo importante del centro storico, ma di ridargli vita nel vero senso della parola, cioè che possa durare nel tempo. Quindi tra queste proprietà mi viene in mente l'ex farmacia? Le palazzine, nello specifico. Ah, le palazzine. Perché la proposta che si va a costruire è quello di ampliare la gamma dei servizi che stanno lì dentro e quindi di trasferire buona parte, se non tutti, di quei servizi, dargli più spazi e quindi renderli più fruibili e anche aumentare la gamma di questi servizi nel Calai. Perfetto. Quindi... questa è l'idea. Quindi l'EASP poi, fammi dire una cosa sull'EASP. L'EASP ho letto che bisogna trasferirla perché è insicura, vanno fatti dei lavori e quant'altro. Allora, noi abbiamo visto nel primo CDA dell'EASP e abbiamo già provveduto a due interventi. Il primo che riguarda il calore. C'erano gli interventi da fare per somme che non erano esagerate e abbiamo già dato il via libera per sistemare quella cosa là. Ci sono questioni che riguardano non lo strutturale, ma infiltrazioni d'acqua o quant'altro, che noi abbiamo dato mandato di verificare perché sono lavori di ordinaria manutenzione che possono consentire di risolvere le problematiche che stanno in quella struttura adesso e renderla sicura, renderla accessibile in tutte le sue parti e farla lavorare. Poi ripeto, in questa fase di discussione con l'ASL, per quanto riguarda l'EASP, noi abbiamo tutto l'interesse a far sì che quella struttura, che oggi in alcuni aspetti non riesce ad espletare appieno le proprie potenzialità, mi riferisco all'Alzheimer e all'RSA, noi dobbiamo avere le giuste contropartite rispetto all'impegno che ci stiamo prendendo, ma questo farà parte di una proposta complessiva che, ripeto, non farà parte di un annuncio, ma che sarà praticabile. E vedremo il cantiere tanto in questo progetto c'è anche Villa Luzzi, era il terzo elemento che faceva parte di quell'ipotetico polo sanitario. Allora, Villa Luzzi è di proprietà del comune, è un immobile attualmente non immediatamente fruibile perché necessita di lavori, necessita ancora di lavori di ultimazione. Allora, anche qui dire trasferiamo tutto di sotto e poi di sopra vedremo, metteremo, significa a nostro avviso riproporre un Calai 2, cioè svuotare un contenitore per riempirne un altro, con tutte le problematiche. Allora, noi invece manteniamo l'EASP nel suo ruolo e nella sua funzione, utilizziamo buona parte del Calai, la parte storica sicuramente anche altre parti, e poi su Villa Luzzi nessuno ci vieta di fare le scelte che riterremo più opportune rispetto anche a ciò che propone il mercato. Perché se questo fantomatico privato che aleggia e di cui confermo di avere una disponibilità protocollata... un privato operante nella sanità. Nella sanità, esatto. Avesse l'intenzione di, svolgere la sua attività in quell'immobile, si può ragionare in tanti modi. Vendita, comodato d'uso, riutilizzo, affitto. Sono tanti, però svuotare il patrimonio nella speranza che arrivi qualcuno è... anche quella di fondo una scelta sbagliata che tra l'altro noi diciamo non da oggi che siamo al governo, ma lo diciamo da quando stavamo all'opposizione, quindi da questo punto di vista una coerenza di fondo noi l'abbiamo mantenuta. E poi questa storia delle etichette, non c'è nessuna etichetta, qui dobbiamo cogliere l'attimo perché molto probabilmente arriveranno altri tagli in sanità. E allora noi non possiamo permetterci di fare un intervento che non sia, risolutivo dal punto di vista economico e finanziario. Insomma, dice perdente in partenza. Esatto. Perché poi ci troviamo a stare. Dobbiamo fare le cose concrete, che possiamo fare e che rispondano ai bisogni. Questa quell'area del Calai è anche l'area dei giardini, per la quale lei ha annunciato un progetto di riqualificazione che però attende un finanziamento. Sì, lì devo ringraziare pubblicamente il presidente del GAL, Mariano Tirimagni, che nel mese di luglio mi è venuto a trovare in comune, anche perché siamo amici di vecchia data, prospettandomi la possibilità di un intervento in aree o del centro storico adiacenti.
E lì noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ritirato fuori dal cassetto un progetto che avevano fatto gli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri, un progetto di recupero complessivo di quell'area, non solo dei giardini, ma anche per chi ha la mia età o anche più della piastra dove si andava con le macchinine, esatto. Quindi una riqualificazione complessiva che ci potrà consentire di ridare anche quello spazio illuminato in maniera diversa, ristrutturato completamente, con, lo dico anche perché ripeto, le cose poi bisogna farle, non solo annunciarle, con un interesse vero da parte di associazioni di volontariato di poter utilizzare anche quel piccolo spazio dove c'era il bar per renderlo fruibile. Quindi questa dimostrazione che è vero che siamo in un periodo dove le risorse sono sempre di meno, però credo che noi dobbiamo valorizzare il saper fare che ci abbiamo intorno, non del sindaco ovviamente, ma della società che ci gira intorno. Qui sui giardini parliamo di un finanziamento di 100.000 euro all'incirca. Esatto. E questo noi abbiamo presentato un progetto di quell'entità che prevede il rifacimento completo non solo dei giardini, ma la rimessa in sicurezza e con decoro urbano di tutta quell'area. Attendiamo la risposta, giusto? Ma la risposta credo che sarà sicuramente positiva. Perché essendo dei residui è stato fatto un bando che va incontro alle esigenze di molti comuni. Ne servono molti di più di 100.000 euro per l'area della Rocchetta, ma molti di più. Lì parliamo per il risanamento di un'area che comprende quasi tutta la Valle del Fondo, insomma, parliamo di milioni di euro. Eppure è una esigenza immediata per una città che da sempre è la città delle acque e che oggi di fatto all'area della Rocchetta non accede, perché insomma magari si può accedere all'area bassa, ma poi per andare in quella alta bisogna essere un po' scalatori per potersela cavare. Allora lì il comune ha chiamato in causa l'azienda privata Rocchetta, appunto, che è concessionaria di quell'area. Che cosa ha prodotto questo incontro? Allora, l'incontro nel quale personalmente ho richiesto un impegno era un incontro precedente alla mia elezione, cioè in campagna elettorale. Ho avuto modo di incontrare la dirigenza dell'azienda sottoponendogli quello che era, come dire, l'esigenza prioritaria della comunità, cioè quello del recupero di quell'area. Poco dopo il nostro insediamento l'azienda ci ha convocato per comunicarci un'idea progettuale per il recupero di quell'area. Ora, dico subito che non abbiamo ancora ad oggi nessun progetto ufficiale depositato, però, come dire, nei due incontri che abbiamo avuto, io ho percepito in maniera molto concreta una cosa che mi ha molto, da un lato, rattristato, dall'altro caricato di grandi responsabilità. Rattristato perché, come dire, ho riscontrato che da molti anni con questa azienda non c'era più un rapporto istituzionale degno di tale nome, che poi con le realtà presenti sul territorio, tutte, ma soprattutto quelle più grandi e importanti, credo che un comune non possa esimersi da un confronto anche aspro quando serve, ma comunque costruttivo. Non c'era perché gliel'ha detto l'azienda che non c'era, mi scusi. Ma diciamo che l'azienda ha evidenziato che, come dire, rispetto a possibilità di intervento non ci sono state grandi richieste. Insomma. Quindi diciamo che l'azienda così si è fatta avanti con dei progetti, ma che sono, esatto, restati lì. Esatto. Mettiamola così. E quindi, dicevo, dall'altro sono molto lieto di caricarmi di questa responsabilità, perché io penso che questa città di qui a breve, cioè quando verrà ufficializzata questa progettualità, potrà avere una grandissima opportunità. Scusi, questo breve è? Breve, entro l'anno. Entro l'anno, perfetto. Quindi, se non entro le prossime settimane. Un'opportunità perché? Perché parliamo non solo di un intervento che riguarda la messa in sicurezza dell'area devastata dall'alluvione del 12 novembre. Poi c'è chi dice tutta colpa di Rocchetta, c'è chi dice io non ho le capacità tecniche
per dare un giudizio di questa natura. Dico soltanto che ho posto come problema il fatto che quella è un'area che va recuperata nel più breve tempo possibile. E siccome ha bisogno di qualche milione di euro per essere recuperata, che non ha né il comune, né la regione, né il Dipartimento Protezione Civile, quantomeno nell'immediato, né, introduco un altro elemento, il ricostituito comitato, consiglio di amministrazione della comunanza, io credo che noi dobbiamo, da persone mature, responsabili, che vivono in questa città e che vogliono continuare a viverci, affrontare questo problema e questa possibilità come una grande opportunità per la città, dove da un lato possiamo riconsegnare a spese zero per la collettività, quindi per la prima volta si manifesterebbe un intervento molto significativo dell'azienda privata sul territorio, per il territorio, per i cittadini. Dall'altro potremmo avere fruibile un'oasi naturale, perché di questo, da quel che ci è stato paventato, si parla, quindi non solo la messa in sicurezza, ma la creazione di una vera e propria oasi Rocchetta. Dall'altro la possibilità anche di avere, in un tempo medio, uno sviluppo industriale che significa economia, che significa posti di lavoro. Allora, io sono per affrontare questa discussione, lo ripeto, in maniera responsabile. Non mi sono posto rispetto all'azienda in questa discussione né con il cappello in mano né con il fucile sopra il tavolo. Ho semplicemente detto che la cosa interessa molto, moltissimo l'amministrazione comunale, che non appena verrà ufficializzata la progettualità dovremmo da subito coinvolgere tutti i soggetti a vario titolo interessati, e quando dico tutti, così ci capiamo, però con una premessa. Quando parliamo di bene comune, quando parliamo di riscontro per la collettività, dobbiamo anche ragionare in maniera seria su qual è l'opportunità che ci abbiamo, che sarà irripetibile. Se perdiamo questo treno, la Gola della Rocchetta e tutta l'oasi resterà per anni così com'è. Non è una minaccia, è una presa di coscienza. Quando lei dice tutti, immagino parli anche dell'Appennino, insomma, no? Ma io li ho incontrati, ovviamente. Ecco, immagino anche perché ci sono anche loro. La domanda è, non conosciamo il progetto, lei dice non c'è, però... No, io l'ho visto, ma non è ufficiale. Ecco, non è ufficiale, quindi no. Allora, però proviamo a capire, un'azienda che investe milioni di euro per la riqualificazione di quell'area, fa sicuramente un gran servizio alla comunità, perché sennò quell'area, come dice, così è e così ce la terremo per decenni, vista la situazione economica in cui versa il paese, però ha anche una controparte, cioè nel senso investe tutti questi soldi per i cittadini gualdesi, sì. Chiaro che nessuno fa beneficenza, di questo ne siamo assolutamente consapevoli. Una limitazione all'accesso in alcune aree. Ne siamo assolutamente consapevoli, però ripeto, posto che non siamo entrati nel particolare, credo che noi andremo a ragionare di qui a breve, perché i tempi sono questi, di una possibilità di intervento che va in tre ambiti. Il primo, la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico di tutta l'area, sì, che riguarda, torna un'altra alluvione, che riguarda chilometri di territorio, quindi quello è l'aspetto prioritario. Secondo, la creazione vera di un'oasi naturale, che sarà oasi Rocchetta, fruibile per tutti, quindi di libero accesso. Terzo, la possibilità che l'azienda possa avere uno sviluppo dal punto di vista industriale. Questo non significa fare nuovi perfori, tanto per essere chiari. Questo richiedeva. Non significa questo, o quantomeno negli incontri che abbiamo non avuto. Non è emerso questo. Significa solo ed esclusivamente attingere dalle captazioni che oggi hanno per fare un'altra gamma di prodotto. Quindi, come dire... Questo immaginiamo che rientri però anche come materia regionale, no? Ricordiamo assolutamente, che la concessione, per questo dico. Che la concessione è. Per questo dico,
che bisognerà essere tutti responsabili, perché a nessuno verrà negato ciò che gli spetta. Tanto più che l'azienda, mi risulta da verifiche fatte, ha sempre regolarmente pagato le concessioni dovute alla regione. Quindi, come dire, se c'è stata una mancanza in passato che qualcuno rivendica, dal punto di vista economico, non è stata certo dell'azienda che ha versato regolarmente i canoni. Però, ripeto, quando parlo di responsabilità, dico, ci abbiamo un'opportunità di un ritorno vero per la comunità. Sfruttiamolo. Quindi, tiriamo una riga sul passato, perché se dobbiamo riandare sempre indietro non ne veniamo fuori. Potrebbe essere un investimento molto significativo, con un ritorno molto significativo per la collettività. È chiaro che da oggi in avanti, se sono stati commessi errori nel passato, dobbiamo fare in modo che chi l'ha commessi non li commetta più, che tutto sia fatto rispetto alle norme vigenti, anche, e lo dico in maniera consapevole, in tema di usi civici, così ci capiamo. Per questo dico tutti, perché io non ho intenzione alcuna di perpetrare una guerra che non ha motivo di esistere, a patto che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti. In due secondi, perché poi passiamo a parlare di ESA, come la pensa su queste concessioni regionali? Perché le aziende pagano le concessioni per l'attingimento delle acque alla regione. A suo giudizio, negli anni, la regione ha reinvestito nei territori che in qualche modo danno spazio? Quando mi riferivo a delle, tra virgolette, mancanze che evidentemente ci sono state, mi riferivo in modo particolare a questo. Però ora andare a ritroso su questa vicenda credo non che serve. Non serve a nessuno. Quindi, ripeto, se c'è senso di responsabilità nel dire c'è un intervento, mi si passi il termine, possibile, pesante dal punto di vista economico, ricadute importanti per questo territorio, che possono, per l'entità che ci hanno, significare anche chiudere una vicenda se c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Da qui in avanti ragioniamo su come gestirle in maniera responsabile nell'interesse della collettività. Aspettiamo di vedere il progetto, così poi anche noi lo guarderemo. ESA, o in generale mondo rifiuti, mettiamola così, è un pacchetto importante del suo programma elettorale, no? Lei vuole portare questo comune all'obiettivo rifiuti zero, perché poi da lì, cioè raggiungere rifiuti zero, significa anche far scaturire tutta una ricaduta da un punto di vista economico di posti di lavoro sul territorio. Come sta lavorando in tal senso, o come ha lavorato in questi 4 mesi? Allora, da questo punto di vista voglio, come dire, ringraziare pubblicamente l'assessore di competenza, l'ingegnere Michela Mischianti, perché, denotando anche uno stile che non è sempre proprio di chi amministra o fa politica, da 4 mesi sta lavorando in maniera silente, perché, ripeto, noi non siamo usi a fare annunci, vogliamo annunciare quando ci abbiamo, come dire, la concretezza delle cose che si fanno. Sta lavorando alacremente su una prospettiva di cambio del servizio di raccolta e smaltimento che potrà portarci a tendere sempre più rispetto a quell'obiettivo. Tra l'altro dico che, uno, noi non abbiamo nell'immediato la possibilità economica di estendere il porta a porta to cure a tutto il territorio comunale. Cioè abbiamo anche frazioni molto distanti dal centro, i cui costi per fare questa operazione antieconomico. Però noi vogliamo allargare la differenziale a tutto il comune, e questo credo di poter dire che saremo in grado di farlo attraverso questo lavoro che sta facendo l'assessore insieme ad ESA, a cui va il mio ringraziamento al nuovo CDA, perché noi stiamo studiando e siamo a buon punto, e credo che entro la fine di novembre saremo in grado di ultimare questo lavoro, la possibilità di fare mini stazioni di trasferenza differenziata in ogni frazione, per permettere a tutti i cittadini di fare la differenziata con criterio e per metterci nelle condizioni di ottimizzare anche i passaggi e quindi risparmiare risorse economiche per
fare in modo che i comportamenti virtuosi possano essere premiati. Ergo, che cosa sono pagare di meno. Che cosa sono queste mini stazioni di... Sono sostanzialmente, ce ne abbiamo un piccolo esempio, ma che non è ancora, come dire, funzionare del tutto a Rigali. Sono la sistemazione in aree che stiamo individuando nei diversi punti della città, quindi nelle zone più periferiche, ancora oggi non servite dalla differenziata, dove i cittadini avranno la possibilità di fare la differenziata, avranno tutti i contenitori delle varie frazioni organica, misto, vetro, plastica, carta, nella quale noi cercheremo di concentrare la raccolta, attraverso anche una campagna informativa sulla quale spenderemo risorse vere, perché credo che senza informazione non riusciremo a aumentare la quantità di differenziato. Quindi questo significa, nella sostanza, che noi creeremo delle mini stazioni di trasferenza con tutti i servizi della differenziata posizionati nelle frazioni o nei posti più scomodi, tra virgolette, dove i cittadini potranno conferire quando vogliono e dove sapranno quando avverrà il passaggio. Stiamo studiando questo sistema perché? Perché da un lato possiamo aumentare la differenziata. Tengo a dire che negli ultimi 6 mesi abbiamo superato il 50% complessivo e il trend è in progressiva crescita. Con questa operazione noi puntiamo ad arrivare al famoso 65% di obiettivo che la Regione ci ha dato a tutti i comuni nel più breve tempo possibile. Puntiamo a premiare i comportamenti virtuosi perché vogliamo fare un sistema dove, soprattutto per l'organico e il misto, che sono le due frazioni che ci costano di più per costose, lo smaltimento, premiare la virtuosità. Quindi stiamo studiando un sistema dove il cassonetto si apre con un sistema che ci fa riconoscere chi conferisce, quindi meno conferisci, meno paghi, questo è il sistema. Ecco, finalmente in questa bolletta vediamo qualcosa, meno il problema è proprio questo, no? Esatto. Meno... I cittadini in bolletta, esatto. Al di là del cittadino intellettualmente onesto e bravo che conferisce, fa la raccolta, dice ok, però io in bolletta questa mia bravura, esatto, non la vedo premiata. E poi per evitare il brutto fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per strada, che è ancora troppo presente nella nostra comunità, stiamo lavorando complessivamente a far sì che queste aree possano essere tutte videosorvegliate, di modo tale che noi possiamo vedere chi non adotta comportamenti consoni. E lo puniamo? Assolutamente sì. Senta, Sindaco, ma a suo giudizio, se questa Gualdo riuscisse a creare, e non solo Gualdo, in realtà un territorio, un sistema virtuoso intorno ai rifiuti, no? Che tipo di ricaduta in termini di lavoro, anche di posti di lavoro, potrebbe avere questo buon comportamento del cittadino nei rifiuti? Ma la nostra idea e il nostro progetto per aumentare la differenziata punta proprio a questo, perché noi risparmiamo risorse economiche vere sia nei passaggi, quindi nel trasporto, sia nel conferimento in discarica. Questo è l'obiettivo che noi ci abbiamo. E quindi da un lato noi vogliamo strutturare l'azienda, quindi metterla nelle condizioni di avere una capacità economica e quindi di dare servizio sempre maggiore. Questo significa aumentare la propria capacità di poter anche usufruire di persone. Dotazione, esatto, organica, di dotazione organica. Dall'altro, ovviamente, vogliamo raggiungere l'obiettivo di premiare i cittadini che, come dire, adottano questi comportamenti, quindi la famosa bolletta che mano a mano, ovviamente, dico subito, non stiamo qui a promettere che abbatteremo del 50% i costi, certo, in bolletta, ovviamente. No. È chiaro che sarà un'operazione graduale e ci vorrà del tempo, però anche il nostro ingresso in ATI con queste condizioni ci potrà consentire di arrivare a quell'obiettivo che all'interno del bando dell'ATI è scritto, sancito, cioè quello della tariffa puntuale, quello di pagare in base a quanto si conferisce per quanto riguarda il misto e il rifiuto e l'RSU, per capirci, il rifiuto solido urbano. Beh, noi dobbiamo arrivare prima e meglio di altri, questo è l'obiettivo, cioè riuscire a fare una cosa per la quale il cittadino prende coscienza che differenziare
non solo fa bene all'ambiente, fa bene alla salute, ma fa bene anche alla tasca, e quindi è un'operazione che arreca vantaggio complessivo e anche, come dire, economica alle proprie tasche. Per quanto riguarda ESA, fra l'altro, devo comunicare, insomma, che in questo breve periodo in cui si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione, io ho dato mandato di, come dire, valutare tutta la questione dei costi fissi, e ho riscontrato con molta positività che si sta lavorando molto bene in questo ambito, e quindi, per dirne una, noi attraverso una semplice gara siamo riusciti a risparmiare il 58% sulla spesa per i sacchetti. È un piccolo segnale, parliamo di risparmi tra i 7 e gli 8 mila euro, però dà l'idea di una tendenza, di cose concrete che si fanno, di provvedimenti che si stanno attuando. E credo che noi saremmo in grado, ripeto, da qui alla fine di novembre, di ultimare questo lavoro, perché è nostra intenzione far partire questa nuova modalità di servizio nel più breve tempo possibile. Ripeto, non c'è stata inerzia. Però siccome questa è una partita grande, enorme, noi ci siamo insediati da 4 mesi. Ricordo che nel bilancio di metà legislatura, della passata legislatura, quando stavo all'opposizione, un capogruppo di maggioranza ci disse: non vorrete mica giudicarci dai primi 2 anni e mezzo, bisogna giudicare il lavoro a fine legislatura. Io non dico che dovete giudicarci a fine legislatura, assolutamente no, però dateci il tempo di fare le cose fatte bene, e ripeto, di non fare annunci, ma di fare le cose. Sindaco, ci mancano pochi minuti. 480.000 euro da spendere da qui entro il 2017 all'interno del master plan dell'area Eugubino-Gualdese. Sono quelli che arrivano, 480.000 euro, cosa sono? Provi a spiegarceli. Sì, questa è una grande opportunità, tra l'altro una cosa che risale ormai a qualche anno fa. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione delle risorse per la valorizzazione delle zone turistiche ambientali dell'Appennino, e la Regione ha dato incarico a uno studio professionale di costruire questo master plan rispetto alle esigenze che i comuni, i 6 comuni della fascia in questo caso, hanno posto come possibili possibilità di sviluppo per questo territorio. Siamo arrivati alla fase finale, le risorse ammontano a quasi 2 milioni di euro, 1 milione e 900 mila circa, e per quanto riguarda questo territorio ci sono cose molto interessanti. Nello specifico per Gualdo Tadino ci sono degli interventi che riguardano appunto una cifra pari a 480 mila euro, interamente finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Che ci facciamo? Allora, i progetti che sono stati finanziati e per i quali abbiamo prodotto le regolari schede entro il 20 ottobre al Ministero, riguardano uno il percorso degli antichi Umbri, che è un percorso intercomunale della cui progettazione si occuperà l'Agenzia Forestale Regionale, riguardano la creazione di un'area camper attrezzata nella zona di San Guido, perché proprio punto nevralgico centrale rispetto a questa sentieristica e questo percorso dei 6 comuni, per un valore di circa 180.000 euro, riguardano la ristrutturazione complessiva della vecchia cisterna di Valsorda risalente al 1400, e riguardano altre due progettualità di minore impatto economico, ma secondo me importanti, una relativa a un sentiero turistico per le mountain bike, ciclabile per tutto il territorio, quindi che riguarda tutti e 6 comuni, e una che riguarda la possibilità di riprodurre ciò che in Alta Italia ormai si fa da decenni, la possibilità di installare anche nella nostra montagna 2 casottini, chiamiamoli così, di servizi igienici ecocompatibili, che non hanno bisogno di allaccio in fognatura né di essere murati, tanto per essere chiari, che potrebbero consentire appunto di accedere a servizi igienici attraverso una gettoniera, come accade ormai, ripeto, da decenni nelle zone di montagna. La nostra ora è finita. Sindaco, lei si è, dopo 4 mesi di duro lavoro,
anche qualche scocciatura, forse anche qualche delusione, pentito di essere entrato a primavera ormai in questa kermesse elettorale, di essere arrivato sindaco, e se c'è una cosa che in questi 4 mesi un po' magari le è dispiaciuta? Allora, pentito assolutamente no, perché, come dire, è fare il sindaco di una città, cioè prendersi la responsabilità e l'onore di guidare una città, per me è la cosa più bella di questo mondo. Quindi lo faccio con assoluta passione, lo faccio senza limiti di tempo, sacrificando ovviamente anche un po' quella che è la mia famiglia, però ne ero consapevole, quindi pentito no. Scocciature no, perché ero consapevole di cosa andavo incontro. Dispiacere. Qualcosa che le è dispiaciuto. L'unico dispiacere che ho è relativo a atteggiamenti che a mio avviso hanno poco a che vedere con il confronto politico. Io ho detto anche nel mio breve saluto in occasione dei Giochi delle Porte che in politica, come nella vita, la si può pensare all'opposto, e è assolutamente importante e anche necessario, perché guai se la pensassimo tutta allo stesso modo. Però io vengo per cultura da un modo di pensare, e sono fermamente convinto di una cosa: che uno, anche se la pensa all'opposto da me, non sarà mai un mio nemico da abbattere. Sarà un avversario da controbattere con la forza delle idee, della proposta. Vedo che qualcuno ancora invece ragiona con l'idea di voler abbattere il nemico. Se l'approccio è questo, francamente non trovo grossi margini di dialettica. Se invece l'approccio è quello di una critica vera, anche dura, sui contenuti, io sono sempre pronto a confrontarmi con tutti, ripeto, in prima istanza con chi la pensa al contrario da me, però su un piano di correttezza intellettuale e politica di fondo. Non si può affrontare una discussione politica con l'odio, con l'astio, con il rancore. Nella vita purtroppo c'è chi vince e c'è chi perde. Io ho perso in passato e non mi sono messo a alzare le barricate. Ho proseguito nel mio lavoro, ho fatto delle scelte anche di vita, ho abbandonato la mia carriera sindacale perché pensavo che al momento fosse l'ora, mi sono messo a fare altre cose, la vita continua, non possiamo fossilizzarci su un incarico che ci abbiamo e sarà comunque pro tempore. Anche adesso io vivo questa esperienza nella consapevolezza che prima o poi finirà. Terminerà. E quindi devo dare il massimo per far sì che sia produttiva. Perché, voglio chiudere con questo, la cosa che mi hanno insegnato quando ho iniziato con i calzoni corti ad avere questa bella malattia della politica, è che qualsiasi cosa si faccia, bisogna cercare di operare affinché chi viene dopo di te possa trovare la stanza più bella e pulita di come l'hai trovata tu. E questo è un obiettivo che io mi sono posto. Perché penso che il rispetto per le persone, per le cose che si fanno e che altro hanno fatto, venga prima di tutti. Anche quando non si condividono le idee degli altri. E chiudo con una cosa sinteticissima. Questa cosa sulle indennità, perché ci tengo. Io ho in tasca, e la consegnerò a Cinzia, il cedolino della mia busta paga, che è di 1.880 euro netti per 12 mensilità, senza contribuzione, senza assegni familiari, senza detrazioni. Questo è quanto prende il sindaco di Gualdo Tadino, che sono 100 euro lordi in meno di quanto si prendeva nel 2009. Questa è la verità, ti lascerò l'atto, anzi. Eccolo, lo prendiamo. Fa la consegna così ufficiale, di modo allora, tale che anche su questa vicenda possa dire finalmente la verità, anche perché che la cifra è assolutamente anche perché noi siamo in 5, fino a poco tempo fa si era in 7 con i contributi pagati previdenziali, noi oggi siamo in 5, ci paghiamo i contributi e prendiamo meno di prima, quindi anche su questa cosa, per cortesia, almeno la verità. Poi il resto, la polemica ci sta, io la rispetto, però la verità. Bene, confermiamo 1.886,20. Glielo restituiamo, sindaco, ci permettiamo di portarcelo a casa. Grazie di essere stato con noi, grazie a voi di averci ascoltato. Ovviamente
le torneremo a chiedere conto un po' di quello che farà, ma tra qualche mese, quindi magari ci farà vedere questo progetto della Rocchetta. Che speriamo. Ecco, speriamo. Forse lo spero vivamente. È quello che onestamente ci stuzzica di più la curiosità. Link si chiude qui, non Link Sindaci, che tornerà ovviamente con altre amministrazioni comunali. Buonanotte a tutti.